Buonasera signori YouTube. Niente. Dopo un bel primo tempo l'Italia, un secondo tempo proprio zero. Vabbè, l'Inghilterra ha i singoli forti, però ci sono evidenti errori soprattutto dietro. Io non capisco perché stasera Spalletti ha schierato Scalvini. Cioè, che è stato il peggiore proprio in assoluto. Poi ha tolto Acerbi per mettere Bastoni, è ancora peggio. Niente, abbiamo fatto un buon primo tempo. Siamo passati in vantaggio con Scamacca. Poi ho appena fatto una giocata bellica. Tra l'altro là è stato pure fortunato in un rimpallo. Si è conquistato il rigore. Il rigore alla fine c'era. Soltanto che, ecco, l'unica cosa. Cioè, Phillips andava espulso su Barella. Cioè, là l'espulsione ci stava assolutamente. Comunque, niente. Purtroppo siamo andati in vantaggio, però siamo fatti rimontare 3-1. Vabbè, la finale l'Inghilterra meritata, anche perché nel secondo tempo l'Italia non ha fatto quasi nulla. A parte nel finale un tiro di Ken, ma niente di che proprio. E adesso il problema, l'Ucraina ha vinto, quindi l'Ucraina va più 3. Quindi praticamente noi dobbiamo vincere a novembre contro la Macedonia e meno sperare in un pareggio con l'Ucraina, visto che abbiamo vinto la partita d'andata 2-1. Purtroppo, vabbè, poi è pure vero che i cambi sono stati sbagliati, secondo me, perché tu non puoi levare Scamacca, che era uno dei migliori, magari. C'avevi una rete in area di rigore, l'hai levato, hai messo Ken e da lì è finita proprio la partita. Poi ci hanno fatto il gol su 3-1 su errore della coppia Scalvini-Bastoni. Poi il 2-1, vabbè, c'è stato Bellingham che comunque sta in una condizione fisica strepitosa. Bellingham faceva quello che voleva stasera. Veramente sta. Al momento è il centrocampista migliore al mondo. Cioè, veramente stasera si è confermato di essere veramente un centrocampista forte. Soprattutto quest'anno, perché è stato secondo me bravo Ancelotti nel Real a metterlo trequartista, che sta rendendo ancora meglio rispetto a come rendeva il Borussia Dortmund. Quest'anno veramente sta facendo veramente la differenza Bellingham. Che dire, adesso finalmente è finita questa fase dei nazionali. Prossimo weekend ritorno al campionato. Per quanto riguarda la Lazio, avremo 4 partite di campionato più 2 di Champions, tra l'altro le due sfide col Feyenoord che saranno fondamentali. E poi avremo anche il derby prima dell'altra sosta di novembre, quindi saranno partite importanti per la Lazio per cercare di rilanciarci almeno in campionato e cercare col Feyenoord almeno di fare almeno qualche punto pure in Champions per cercare di tentare la qualificazione. Vabbè, io vi saluto. Ho voluto fare questo breve video di post partita dell'Italia. E niente, l'Inghilterra è forte al momento, è nettamente più forte di noi. Ma il fatto che avevamo soltanto un attaccante, avevamo solo una punta, non avevamo altri giocatori che sono quasi tutti infortunati. Vabbè, vi saluto. Saluto a tutti. Alla prossima. Ciao.